Ciao a tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda, già l'avete letto dal titolo, per quanto riguarda i fondotinta. Ebbene sì, mi voglio specializzare in base perfetta. Ho visto tantissimi video di vari youtuber, famose e non, che ne decantavano le lodi di questi fondotinta. Questo è un fondotinta perfetto per me che ho una pelle secca, questo è un fondotinta per me perché ho una pelle age. Quindi mi sono messa curiosità e avevo già messo soldi di lato perché volevo assolutamente acquistare questi fondotinta. Alcuni li avete visti, Look Fantastic, non so se il video uscirà prima o dopo di questo, non lo so, però alcuni l'ho presi anche lì. Perché ho preso questi fondotinta? Era troppa la curiosità, le promozioni erano tantissime. Infatti, dopo vi voglio far vedere la bustina che mi è arrivata dei campioncini che non mi ricordo che cosa ho messo, oppure c'era una promozione, non me lo ricordo. Comunque, mi sono arrivati tantissimi campioncini che dopo vi farò vedere. Sono qua dentro e dopo vi farò vedere. Per prima cosa, vi voglio far vedere i fondotinta che ho preso. Ne ho preso un bel po' perché c'erano tantissime promozioni. Questi sono tutti i fondotinta che ho preso. C'erano tantissime promozioni e 4 le avevo prese in un giorno, cioè non sono acquisti fatti per quanto riguarda Black Friday oppure Cyber Monday. Sono degli acquisti fatti mentre c'erano questi tipi di sconto e ho usufruito ovviamente di varie promozioni e tutto. Vi faccio proprio vedere da quelle che erano in promozione, perché le avevo proprio prese per quell'occasione, e sto parlando di questi quattro fondotinta, due per quanto riguarda il Saint Laurent e due per quanto riguarda Lancôme. Queste c'era la promozione che erano, se non mi sbaglio, non mi ricordo se era al 30%, una cosa del genere. Comunque c'era una promozione anche di alcune colorazioni abbastanza chiare. Io non ci ho proprio azzeccato in tutte le colorazioni, ma il problema non era quello, perché volevo assolutamente prenderle perché volevo provare su di me questa tipologia di fondotinta. Il prezzo era basso e quindi le ho voluti prendere. Allora, iniziamo subito con quelli di Lancôme. Vi leggo se c'è la descrizione, perché ovviamente questi sono fondotinta che piano piano inizierò a utilizzare. Prima ne utilizzerò tipo 2 o 3 e poi cambierò e ne utilizzerò altri 3 per vedere se sono buoni. Se non sono buoni, io o li metto tipo nei campioncini e li regalo alle amiche, mie sorelle, alle Angels, eccetera, eccetera, oppure li regalo e basta. Li terrò, sto scherzando. Allora, il primo che vi faccio vedere è questo della Lancôme, forse meglio da questo lato, è della Lancôme ed è... sta registrando? Sì. Questo è Taint Miracle ed è un fondotinta idratante naturale. Questo è lo 03 Beige Diafana. Allora, vediamo se c'è scritto qualche cosa, così vi dico su per giù quello che c'è scritto. Se leggo, eh. Ah no, qui ci sono scritti gli ingredienti. Ah, qua. Allora, questo è un fondotinta idratante effetto naturale Bonmin. Una parola, ma lasciamo perdere. Questo esalta la tua bellezza naturale. Arricchita con acido ialuronico di origine naturale e glicemia di origine vegetale. La sua formula idrata la pelle fino a 18 ore. Con estratto di moringa, noto per le sue proprietà nutritive, il Tint Miracle nutre la pelle esaltando un incarnato luminoso e radioso. Quindi io sinceramente mi sono messa curiosità e l'ho voluto prendere. La boccettina, cos'è caduto? Ah, sto coso. La boccettina è
in vetro ed è molto molto elegante, sinceramente. Il colore mi sembra un tono più scuro del mio, però come vi ho detto non mi faccio questi problemi perché io miscelo con altri fondotinta oppure con le gocce di MAC per quanto riguarda il bianco oppure un fondotinta leggermente più chiaro. Io ho le altre le ho miscelate con quello di Essence, il numero 10. Aspettate che ve lo faccio vedere proprio per farvi capire di cosa parlo. Dovrebbe essere questo il numero 10, sì, questo qui che è abbastanza liquido. Io spesso mi capita che alcuni fondotinta sono densi, quindi gli metto questo che è più acquoso e li utilizzo. Sinceramente mi trovo benissimo. Comunque questo è il pack, sinceramente molto molto bello con la sua pompetta e come abbiamo detto è lo 03. Poi l'altro di Lancôme che ho preso è questo qui ed è lo Skin Feels Good. E questo è. Non lo so dove è scritto perché mi ricordo che l'avevo letto. Perché ha un effetto naturale. Allora, è un perfezionatore viso idratante, luminoso e naturale. Questo ha un effetto idratante. È perfezionante per quanto riguarda il viso. Io ho preso lo 025 Warm ed è un soft beige e ho preso questo. Queste erano le colorazioni scontate tra virgolette, quindi ho preso questo. Anche questo, come quello, mi sembra leggermente più scuro di una tonalità, ma non è questo il problema perché si risolve. Gli altri invece, altri fondotinta che poi vedrete nelle tonalità giuste, li ho presi tramite il sito che aveva, diciamo, fatto notare Liquors Beauty Luca. Su Instagram aveva fatto una specie di mini video dove potevate matchare i vostri fondotinta e lì infatti ci ho azzeccato e ho preso altri fondotinta che poi vedrete. Per quanto riguarda l'Yves Saint Laurent, per quanto riguarda l'Yves Saint Laurent, ho preso il Touche Éclat, famosissimo in tutte le sue versioni. Io ho preso tutte e due le versioni perché erano tutte e due scontate. E ho preso il B20 Ivory e il B10 Almond, che è leggermente più scuro. Allora, il B20 Ivory e il Touche Éclat, ho preso il Touche Éclat All in on glove, quindi nella formulazione diciamo glove più illuminante, più luminosa. Questo è il tubetto del Touche Éclat e qui dice che vediamo se riesco a vederlo. È il primo fondotinta all in on glove per un effetto di brillantezza radiosa e un'applicazione facile e veloce, quindi è un fondotinta illuminante. Ha il 70% di essenza acquosa, dona a una pelle una brillantezza radiosa e naturale, una sensazione di freschezza per tutto il giorno. Quindi a me piace come tipologia di fondotinta. Sapete tutti il mio problema per quanto riguarda il problema. Una pelle matura, io voglio vedere qualche fondotinta di alta profumeria se riesce a diciamo soddisfarmi come quello che mi sta soddisfacendo in questo periodo, che ragazzi, mettetevi di lato, è un prodotto low cost. Questo ha 30 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Infatti io questi prodotti li aprirò con la consapevolezza di utilizzarli periodicamente e non come ho fatto altri anni che l'ho acquistato, poi una volta mi truccavo, poi 100 no, una volta mi truccavo, altri 200 no. Ho bisogno di focalizzarmi in questi prodotti perché voglio un prodotto che mi soddisfi al 100%. L'altro Touche Éclat che ho preso è Le Tint, l'altra formulazione. Questo è il nuovo fondotinta illuminante di Yves Saint Laurent, la magia della luce in una formula leggera per una copertura ideale. La formula di questo fondotinta racchiude una magica luce di Touche Éclat per nascondere le ombre e per un incarnato perfettamente luminoso, quindi è adatto alle pelli mature. Allora, questo è il Touche Éclat nella boccettina di vetro, è leggermente più scuro, infatti è Almond, quindi B30, è leggermente più scuro, ma nessun problema perché riusciremo
anche questo ad utilizzarlo. Come vi ho detto, questi erano i quattro fondotinta che avevo preso in una tranche e devo dire che erano scontati alcuni colori e altri no, quindi li ho voluti prendere. Controlliamo se ancora registra, sì, perché poco fa si era staccato. Andiamo avanti e ho preso il famosissimo fondotinta di Beauty Blender. Questo è il fondotinta che avevo già utilizzato nella colorazione 3.25N. Questo fondotinta mi è piaciuto tantissimo, l'ho utilizzato, non si nota sul viso e quindi è una cosa che a me piace tantissimo. La boccettina è in vetro, più la plastica davanti e c'è anche una chiusura da questo lato e sinceramente lo volevo provare proprio con il suo fondotinta e ho acquistato anche il primer per quanto riguarda la linea diciamo di Beauty Blender. Vediamo se dice qualcosa in particolare questo fondotinta. Beh, è idratante anche questo. Tutti i fondotinta che ho preso sono idratanti, quindi non c'è problema. Poi, un fondotinta che ho acquistato in una colorazione diversa perché era sempre scontato, ma io ho la colorazione più scura, quindi li voglio matchare e ve lo faccio vedere la colorazione più scura che io ho acquistato perché quando ancora facevo il mercato avevo questa colorazione, bellissimo. Sto parlando di Kat Von D Low Kit. Questo è un fondotinta, io avevo la colorazione Light 48 Neutral, che sarebbe questa colorazione. Ovviamente questa colorazione adesso è scura per il mio incarnato e quindi ho preso la Light 42 Neutral. Perché l'ho preso? Una ragazza ha proprio questo fondotinta e su per giù abbiamo le stesse colorazioni e lei, sempre tramite alcuni sconti per quanto riguarda Sephora, aveva preso questa proprio colorazione. Ora non mi ricordo se era la 42 o la 45. Comunque l'ha matchata, o forse di meno, non mi ricordo, comunque l'ha matchata con questo e ha avuto il suo colore perfetto per quanto riguarda il viso. Quindi ho voluto fare questa cosa anch'io per vedere se lo posso utilizzare perché sinceramente questo fondotinta, anche se non è adatto alla pelle matura e secca, sinceramente io con questo fondotinta mi sono sempre trovata bene. Ovviamente non era questo, ma era il campioncino perché se avete visto i miei video precedenti, quando fu questo fondotinta mi è stato regalato dalla mia migliore amica, ma poi io non ho più fatto video in quel periodo perché non sono stata bene. Ero in ospedale quindi non l'ho utilizzato. Comunque li voglio utilizzare assieme per vedere se riesco a mettere bene il fondotinta, nel senso che la colorazione sia giusta, perché ho anche acquistato quando fu il primer per quanto riguarda questo fondotinta, quindi li voglio utilizzare tutti insieme, appassionata vanta. Andiamo avanti e ho preso dei fondotinta che ho visto in varie recensioni e che ne decantavano le lodi tantissimo. Ho preso questi due. Per primo vi faccio vedere quello di Fenty. Anche questo, se non mi sbaglio, la colorazione non c'era tanta scelta, ma ci sono andata vicino nella mia colorazione. Vediamo se, vabbè, è sempre idratante anche questo qui di Fenty. Ed è il Pro Filter Idratante Longwear Foundation, quindi a lunga tenuta. Io ho preso il 170. E ve lo faccio vedere, lo apro nella parte di sotto perché di sopra gli mettono una specie di adesivo e mi secca aprirlo. Comunque, questo è il fondotinta. Questo è stato utilizzato da tantissime persone e tutte ne hanno parlato benissimo. La colorazione sembra essere giusta per quanto mi riguarda. È la 170, ha 32 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Anche questo, ovviamente, ve lo farò vedere in futuro. Comunque. Io basta che il fondotinta è idratante e adatto a una pelle secca, lo acquisto e basta. Poi, quello famosissimo che ho sentito,
Quello famosissimo che ho sentito parlare da tantissime youtuber, Licorice Beauty, Vicky, tantissime altre youtuber, è questo qui della Naked ed è il Stay Naked. Questo dice dura 24 ore, ma chi tiene fondotinta 24 ore? Ma comunque, io ho preso la colorazione 10CP e questo ho avuto l'aiuto da quel sito. Ora, se la colorazione è sbagliata, comunque, il colore mi sembra giusto. Comunque, è in una plastica abbastanza. Non è quel cheap. Ed è molto carino. Ha il cappuccio in questa maniera. E anche questo è adatto. Allora, vediamo se dice qualche cosa. È waterproof. I pori. Cosa dice per i pori? Comunque è un fondotinta liquido ed è leggerissimo, non diciamo ostruisce i pori ed ha un effetto abbastanza lucido, che è lucido, leggero, che fa traspirare la pelle, quindi non avete quella pesantezza sul viso. Veramente ne ho sentito parlare benissimo anche del correttore, ma il correttore non l'ho preso perché sono un po' col ni. Per quanto riguarda alcuni correttori abbastanza pesanti, perché già ne ho abbastanza. Il fondotinta, diciamo, ce ne vuole tre pump per fare tutto il viso. Invece il correttore lo devo mettere solo all'inizio degli occhiai. Quindi ne ho tanti aperti, non ho voluto acquistarne altri. Poi un altro fondotinta, questo l'ho fatto vedere. Un altro fondotinta che avete visto svariate volte e anche l'avevo nominato per quanto riguarda la mia wishlist per il Black Friday, l'ho voluto prendere ed è il fondotinta di Anastasia. Allora, io ho preso il 140N che di norma è il mio colore perfetto. Dico di norma perché ancora non l'ho utilizzato. Qui dice che il fondotinta è vegan, cruelty free. Alcol free, clinicamente testato, dermatologicamente testato, non comedogeno, eccetera, eccetera. Vediamo se dice qualcos'altro. È una base luminosa, eccetera. Comunque è il 140N Luminous Foundation. Io sinceramente lo volevo proprio in una cosa esagerata. Ho visto tantissimi tutorial con questo fondotinta, la pelle mi sembrava stupenda, proprio in base anche all'applicazione e tutto. Ovviamente io di tutti questi fondotinta farò sempre l'applicazione, un lato con la spugnetta, un lato con il pennello, proprio per vedere quale delle due modalità mi piace. Questo è la boccettina in vetro. Da 12 mesi di scadenza ed ha 30 ml di prodotto e questi li ho presi tutti scontati, cioè tutti i fondotinta che vi sto facendo vedere, nemmeno uno l'ho pagato a prezzo pieno perché l'ho presi tutti scontati. Alcuni l'ho presi proprio per il Cyber Monday, quindi mi sono trattenuta per buttarmi proprio per il Cyber Monday e quindi ho preso anche questo. Quel giorno avevo preso anche un fondotinta che questo sinceramente è stata. Cioè, in ogni video ci deve essere sempre un pezzo preso per colpa di Giulia Cova. E questo è uno di quello ed è il Estée Lauder Futurist Hydra Rescue o Rescue, una cosa del genere. Ho preso questo perché lei dice che è ottimo per pelle age, quindi per me, ed è. Un fondotinta idratante. Questo ha un SPF 45. Io ho preso la colorazione 2N1. Ero indecisa tra due colorazioni. Questa sono andata allo store per vederlo e prenderlo, sinceramente. E ci sono andata per il Black Friday, quindi per il venerdì nero. Ma la colorazione quel giorno non c'era. Nel frattempo diciamo, ho fatto il calcolo tra due colorazioni e quella giusta era questa, perché ero indecisa tra due ed è la 2N1 Desert Beige ed è
questo tubettino qui di dentifricio di fondotinta. La colorazione, vedete, sembra scura, ma vi posso assicurare che oltre che l'ho provato con altri fondotinta che posseggo, quindi che ero sicura della mia colorazione, e in più con l'aiuto della commessa sono riuscita a prendere il colore. E poi l'ho ordinato direttamente da casa per il Cybermonde, perché avevo visto, già l'avevo messo tutto nel carrello quando fu. La domenica avevo messo tutto nel carrello, così ho detto domani, appena passa la mezzanotte, faccio subito l'ordine e ho tutto perfetto. Infatti, così ho fatto. Questo fondotinta ho tantissime aspettative, perché veramente lei ne parla come di una cosa pazzesca, esagerata. Il tubetto è in plastica, tipo, non mi ricordo se ha. Sì, alla pompetta. Questi mi piacciono di più perché riesci a spremerli anche come prodotti, quindi proviamo anche questo. Poi andiamo con gli ultimi due fondotinta. Questo fondotinta ho visto delle recensioni. Questo fondotinta non mi sembra che sia nuovo, ma lo volevo prendere perché la commessa da Sephora me l'aveva consigliato, proprio perché io cercavo un fondotinta abbastanza idratante e per quanto riguarda l'effetto non coprente, ma leggero, ma che mi dia un effetto che non dico pelle nuda, però che mi possa piacere anche sia al tatto che anche visibilmente. E lei mi aveva consigliato questo qui di Make Up Forever e si chiama Reboot. Lei dice che è buono per quanto mi riguarda ed è un fondotinta illuminante, idratante e uniforma l'incarnato. E dice che è adatto proprio a una pelle age, a una pelle diciamo matura. Io ho preso la colorazione I218 tramite sempre il sito di Sephora, quello per capire la carnagione, e dovrebbe essere giusta come colorazione. C'è un puntino nero. Che cos'è questo puntino nero? Sembra un po' più denso, sinceramente, da come me l'aspettavo. Comunque ha la pompetta e la boccettina è in vetro. Ha 30 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Infatti, per questo vi dico, io ne aprirò due, massimo tre fondotinta, così da avere l'applicazione totale e tutto. Andiamo all'ultimo fondotinta e anche questo devo dire che la colpa è di Luca Licorice Beauty e di altri ragazzi che guardo in una maniera esagerata su Instagram. A lui questo fondotinta piace e soprattutto ha consigliato proprio questo fondotinta a persone, diciamo, con una pelle secca. Io ho una pelle mista al secco, però lui dice che questo fondotinta è ottimo e quindi, visto che c'era lo sconto anche su Charlotte Tilbury, quindi l'ho voluto prendere e sto parlando di questo fondotinta. Non ho voluto prendere la cipria perché, siccome lui dice che è identica a quella di Nabla, sinceramente spendere qualcosa in più per avere un pack più particolare preferisco diciamo dare i soldi a Nabla, che è un brand italiano. Allora, questo è un Light Wonder. Non so se dice qualcosa di particolare. Vabbè, è sempre la solita cosa: è un fondotinta illuminante, è perfezionatore dell'incarnato. La boccettina è così in plastica, plastica dura. Sì, plastica dura. E questo è il fondotinta. Questo è nella colorazione 02 Fair. Sì. 02 Fair, credo che sia anche questa buona come colorazione e anche di questo ho aspettative enormi. Infatti, questo lo utilizzerò assieme al fondotinta di questo qui di Estée Lauder, proprio per vedere se i nostri YouTuber ci consigliano bene oppure no. Sto scherzando ovviamente perché veramente ho molte aspettative per quanto riguarda questi prodotti e sono contenta di averli presi. Questa è nella colorazione, come ho detto, 02 Fair ed è 40 ml di prodotto, quindi molto di più, molto di più. 10 ml in più degli altri fondotinta. Bene, questo è tutto per quanto riguarda i fondotinta. Adesso andiamo a vedere cosa c'è nella busta regalo.
Aspettate che stoppo un secondo la fotocamera e ricomincio. Allora, cosa c'è dentro questa busta? Mi è stata gentilmente mandata da Sephora, sempre per un ordine che avevo fatto riguardante fondotinta, eccetera, eccetera, e mi ha messo questa bustina. Allora, c'è un profumo pazzesco qua dentro. Questa pochette di Sephora, sempre credo che sia, plastificata all'interno ed è nata per essere unica. Wow, carina come frase. Poi andiamo avanti. Vabbè, qua c'è il bigliettino mio. Questo me l'avevo scritto io. Regalo per te. Comunque andiamo avanti. Allora, cosa c'è dentro questa bustina? Ho un prodotto di Makeup Forever, infatti c'era anche il fondotinta comunque, ed è una base, ed è una base nourrissante, che significa? È un primer. Questo è un primer per il viso. Sì, è un primer. Vediamo com'è. Ah, carino, step 1, quindi un primer. Un primer da provare assolutamente. E anche in base a quello che acquistate, credo che la bustina è così. Poi questo, Lancôme. Ma è questo? Ma che profumo! Maronna mia! Bellissimo, veramente bellissimo. Questo che cos'è? È un douche de parfum, quindi un tipo una specie di doccia schiuma dovrebbe essere. Shower, sì. Comunque della Lancôme, della Via Esbelle. Bellissimo, veramente bellissimo. Una profumazione pazzesca, ma il tubetto è grande. 12 mesi di scadenza, 50 ml di prodotto. Wow. Poi andiamo avanti, qui la busta è tutta strappata. Andiamo avanti, abbiamo un prodotto di Shiseido ed è una crema lifting dinamic. Wow! Proprio una crema viso lifting dinamico. È una crema per me ed è questa boccettina qua, boccettina, barattolino. Vabbè, questo barattolino che ha 10 ml di prodotto con una scadenza di 12 mesi. Poi abbiamo il mascara, quello piccolo di Benefit, il Bad Girl Bang, ed è questo qui. Se non mi sbaglio, c'ho una mini size anch'io. E per finire, questo che è Bulgari, dovrebbe essere un profumo. Sì, questo sarà sicuramente contenta la mia amica perché lei fa collezione per quanto riguarda i profumi. No, dai, ma è bellissima. Ah, ma che duce! Dai, guardate! Ma è bellissima! Guardate! Molto, molto bella. Sentiamo il profumo. Anche se io sono negata per quanto riguarda i profumi, eh. Ah, buono! Bello, mi piace. Comunque, questo sicuramente la mia migliore amica sarà contentissima perché lei fa strage di profumi e quindi questo lo darò a lei. Infatti, ogni volta che andiamo da Sephora, lei si fa dare un sacco di campioncini per quanto riguarda i profumi perché lei piace cambiare, piace sentire profumi nuovi e quindi questo lo darò a lei. Bene ragazzi, questo è tutto per quanto riguarda questo video, per quanto riguarda il fondotinta. Ovviamente, come vi ho detto poco fa, questi fondotinta verranno utilizzati piano piano, per farmi un'idea, sulla tipologia di fondotinta che sta, diciamo, che sia perfetto per quanto riguarda la mia tipologia di pelle, il mio incarnato e la texture, per quanto riguarda, diciamo, la stesura del fondotinta. Non mi piacciono quei fondotinta che si notano tanto, ma mi piace avere una pelle perfetta, adatta ovviamente alla mia età. Io non è che sto cercando una pelle, adatta a una
una ragazzina che ha 10-12 anni, ovviamente, però non voglio quell'effetto tipo crepato, tipo... Avete capito? Questo è tutto per quanto riguarda questi fondotinta. Ditemi se avete utilizzato qualche fondotinta che vi ho fatto vedere in questo video. Scrivetemi un commentino sotto così da capirci meglio quando li utilizzerò. E se avete delle dritte, metti questa cosa, metti un'altra cosa, fatemi capire. Io, ad esempio, per quanto riguarda oggi, ho cercato di fare un mix tra questo siero per il viso e il fondotinta di Wonder Woman della Kiko e sinceramente mi è piaciuto come effetto. Niente ragazze, io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!